Ciao e benvenuti. In questo video parleremo delle abbuffate e vi darò dei consigli utili per eliminare le tossine, quindi depurare l'organismo e abbassare le infiammazioni. Quando si parla di abbuffate è veramente un grosso problema. Ognuno di noi purtroppo cede alle tentazioni. Quando arrivano feste, festicciole, weekend, allora lì ci diamo alla pazzagioia per poter mangiare tutto quello che ci capita davanti. In realtà tutto questo non dovrebbe avvenire se abbiamo un buon equilibrio a livello nutrizionale. Accade invece proprio perché questo spesso non c'è, quindi andiamo incontro a delle carenze e in quel caso ci tuffiamo negli zuccheri. Molti seguono diete per perdere peso oppure per migliorare il loro stato di salute. Già il termine dieta indica una restrizione, quindi si pensa che il sabato o la domenica, nel weekend, ci possiamo concedere tutto quello che vogliamo, ma non è proprio così. In realtà si dovrebbe seguire uno stile alimentare non troppo drastico e restrittivo, perché l'alimentazione deve diventare solo uno stile di vita e non una dieta, altrimenti di quella dieta faremo solamente dei danni. Ma dopo le abbuffate che cosa succede? Sicuramente ci sentiamo benissimo perché abbiamo mangiato tanti zuccheri, dolciumi, di tutto di più, però dopo subentrano le conseguenze. Magari inizia a rallentare il metabolismo, accumuliamo peso e chili di troppo e accumuliamo tossine e infiammazioni per chi soffre di patologie. Quindi iniziamo a sentire la pesantezza delle tossine, cefalee, mal di pancia, gonfiori, malesseri generali. Per eliminare tutto ciò, naturalmente ci vuole del tempo. Ci vuole molto tempo per riuscire a recuperare un miglioramento e pochissimo veramente per far svanire tutti i risultati ottenuti. Possiamo sicuramente mangiare. Però il consiglio che vi do è quello di non tuffarsi ed esagerare negli zuccheri perché è un vero stress per il nostro organismo. Concederci sicuramente dei piccoli dolci in maniera moderata. Quali consigli quindi vi posso dare per iniziare a depurarsi dalle tossine ed abbassare l'infiammazione nel nostro corpo? Il consiglio che posso darvi è: prima di tutto, se soffrite di qualche patologia o se volete una alimentazione personalizzata, perché questi sono solo dei consigli, vi dovete rivolgere ad un professionista del settore. Dopo una abbuffata, vi consiglio per una settimana, 10 giorni, di mangiare il meno possibile zuccheri, compresi dolciumi, carboidrati, cibi processati, quindi un'alimentazione soprattutto a base vegetale, con cibi crudi, quindi verdure più che altro crude, frutta non in maniera eccessiva e anche frutta secca, e soprattutto consiglio è quello di bere molto, senza esagerare però, bere acqua non troppo fredda, soprattutto tisane e succhi non zuccherati. L'acqua, è vero, ci viene ripetuto sempre di berla, perché attraverso l'acqua andiamo a smaltire e ad eliminare il nostro corpo dalle tossine, quindi le facciamo drenare più velocemente. Un altro consiglio che vi do è l'esercizio. Quello aerobico, soprattutto dopo le abbuffate, è importante perché anche questo ci aiuta a smaltire e a drenare le tossine. Camminata di massimo 15 minuti, delle scale o cyclette. Non superiamo mai il nostro range, il nostro limite. Cerchiamo di mantenere una soglia del battito cardiaco intorno ai 120 battiti, non di più, e non esagerare nell'esercizio. Inoltre a questo ci possiamo abbinare anche l'esercizio terapeutico che io propongo nel programma e nei video. Un altro consiglio che voglio darvi riguarda la respirazione. La giusta respirazione ci aiuta a depurare il nostro corpo dalle tossine, quindi a eliminare gli scarti metabolici. Sappiamo che la respirazione sta alla base della vita. Respirare bene ci aiuta anche a immettere più ossigeno e ad eliminare più anidride carbonica, quindi a ripulire il nostro corpo.
Impariamo a respirare utilizzando i muscoli della respirazione e non utilizzando ad esempio le spalle. Durante la respirazione dobbiamo cercare di avere le spalle basse, di respirare gonfiando la nostra pancia come vi ho spiegato nei video e indirettamente di ampliare anche il nostro torace. Faremo tre esercizi utili per migliorare la respirazione. Sono esercizi che hanno un certo ritmo da rispettare, quindi fase inspiratoria, apnea e fase espiratoria. Utilizzeremo la respirazione di tutte e due le narici, quindi inspireremo dal naso ed espireremo dalla bocca. Iniziamo subito. Ci mettiamo seduti su un tappetino, su una sedia o dove preferite. Teniamo le spalle giù, le mani sono con i palmi rivolti verso l'alto e rilassate sulle gambe. Inspiriamo dal naso leggermente per 3 secondi, faremo un'apnea di 4 secondi e una espirazione di 3 secondi. Di nuovo. Ultima. E riposo. Lo faremo per 3 volte. Questi esercizi di respirazione li possiamo fare durante l'arco della giornata, mattina, sera, oppure prima di iniziare un qualche esercizio. In qualsiasi momento davvero è fondamentale soffermarsi su questi esercizi. Faremo delle ripetizioni da 3 senza esagerare, perché anche immettere troppo ossigeno non va bene. Quindi inizieremo con un po' per poi aumentare nel tempo. Faremo questo stesso esercizio aumentando i secondi. 5 di inspirazione, 7 di apnea e 5 di espirazione, tenendo le spalle giù, gonfiando l'addome e un po' il torace. Via. Di nuovo. Ultima. Anche questo per 3 volte. L'ultimo esercizio consiste sempre nel ispirare dal naso ed espirare dalla bocca, però questa volta tenendo il mento un po' più alto e cercando di espellere, dobbiamo avere proprio quella sensazione di tirar fuori le tossine. Inspiro per 3 secondi. E fuori l'aria per diversi secondi. Lo faremo almeno per 7. Via. Proveremo a svuotare il nostro corpo attraverso questo respiro le tossine. Un'altra volta. Provate a fare anche un piccolo suono, proprio per dare l'idea di svuotare il corpo dalle tossine. Un'altra volta. Man mano questo esercizio lo possiamo migliorare aumentando i secondi.
quindi cercando di arrivare a 10 e poi anche a 15. Spero questi esercizi e consigli vi siano stati molto utili. Se avete domande, dubbi o chiarimenti, potete commentare. Se volete avere informazioni riguardo ai prodotti a basso contenuto di zucchero che io utilizzo nella mia alimentazione, mi potete scrivere su Messenger, sulla mia pagina di Michela Dottoressa Albano, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!